per la prova obbligatoria di tutte le ginnaste. Ecco, proseguiamo i punteggi. Giulia Volpi ha ottenuto alle parallele 9,75, quindi la prestazione che aveva favorevolmente colpito il direttore tecnico Marletta è stata valutata in maniera positiva anche dalla giuria: 9,75 per la Volpi alle parallele, 9,525 per la Coppelli alla trave. Mentre abbiamo seguito la prova della romena Pasca con la mondiali di questa disciplina. È l'ultimo esercizio per Giulia Volpi, che stasera ha collezionato un 9,65 al volteggio nel programma libero, un 9,70 alle parallele ancora nel programma libero e ancora nel libero alla trave 9,80. Giulia Volpi è stabilmente al quinto posto, si è inserita dopo quattro romene, precedendo altre quattro rappresentanti di questa scuola. Al corpo libero ancora programma libero per Giulia Volpi, che chiude la prima diagonale. Peccato un leggero sbilanciamento, si è mantenuta comunque all'interno del limite della pedana la campionessa d'Italia. Fa meglio la diagonale conclusiva Giulia Volpi, applaudita dal pubblico viareggino. 5, inferiore comunque al 78,675 di Wanda Adarean, che attualmente è prima nella graduatoria, ma ancora bisogna attendere le prestazioni di Lavinia Milosovic e di Cristina Bontas, entrambe romene. Abbiamo seguito il salto dell'azzurra Carmen Falzarano. Un solo salto nel programma degli obbligatori al volteggio, mentre gli appassionati, gli esperti di ginnastica sanno che nella prova dei liberi le atlete dovranno affrontare due rincorse, due salti. Nona posizione. Attende Lavinia Milosovic. Questa volta è giusto il brano musicale che fa da base all'esercizio del corpo libero. Eccezionale questa chiusura della prima diagonale, perentorio l'avvio della prestazione. Il pubblico scandisce con il ritmo del battimani la prova della romena. Data oltre che di elasticità, di una grande forza atletica, Lavinia Milosovic ha come modello Daniela Silivas, la potente ginnasta romena che ha abbandonato l'attività agonistica recentemente. Con 9,175 l'azzurra era risalita
in sesta posizione alle spalle di Giulia Volpi, poi dopo la prova alla trave è ridiscesa in settima posizione. Per lei prova conclusiva quella al corpo libero. Ha controllato un leggero sbilanciamento Valentina Rubinetti, si è mantenuto totale di 77,050, dovrebbe consentirgli di mantenere la settima posizione. Prima diagonale per la Ponta, speccato, niente da fare. Quindi uno sbilanciamento non controllato, ha toccato con entrambe le mani la pedana. Non potrà ottenere il massimo del punteggio il 10 e difficilmente il 9,95. Vediamo se potrà avvalersi della sua maggiore esperienza. Della sua maggiore esperienza per riprendersi nel corso dell'esercizio. Altri errori potrebbero farle addirittura perdere la seconda posizione a favore della Adarean. Applausi nonostante l'errore iniziale per Cristina Bonta,